In questa videoguida vedremo come configurare nella gestione messaggistica di Ready Pro un account di invio messaggi SMS con la piattaforma SMS Hosting. Per prima cosa occorre registrare il proprio account sul sito di SMS Hosting e acquistare uno dei pacchetti SMS proposti che comprendono un certo numero di messaggi da inviare. Andiamo poi a creare un account su Ready Pro per i messaggi SMS accedendo alla procedura Gestione messaggistica che si trova sotto il menu Mailing. Cliccando col pulsante destro del mouse nell'area Menu, scegliamo l'opzione Nuovo account. Di seguito selezioniamo il tipo account SMS. Infine andiamo a selezionare il tipo di servizio che intendiamo utilizzare, ovvero SMS Hosting Web Service. Nella finestra di creazione dell'account andremo ad inserire innanzitutto una breve descrizione. Occorre poi indicare le credenziali che sono contenute nella pagina di gestione sicurezza API del back office di SMS Hosting. È possibile accedere a questa pagina dal pulsante che si trova a fianco della chiave una volta effettuato l'accesso al nostro account. In alternativa, la pagina è raggiungibile anche cliccando sul link Sviluppatori e poi ancora su API REST. Da qui possiamo copiare la chiave OutKey e incollarla nel relativo campo nella configurazione di Ready Pro. Allo stesso modo inseriamo anche la chiave OutSecret. Al momento possiamo lasciare vuoto il campo del mittente, che sarà oggetto di approfondimento più avanti. A questo punto possiamo verificare la correttezza delle credenziali inserite premendo il pulsante di Test. Se l'esito è positivo, possiamo salvare la configurazione dell'account che vediamo presente nel menu ad albero. L'account SMS è così pronto per inviare messaggi con le modalità spiegate più approfonditamente in un'altra specifica videoguida. Tornando all'interno della configurazione del servizio, dobbiamo specificare che, se non viene indicato il mittente, il destinatario riceverà l'SMS come proveniente da un numero telefonico di proprietà di SMS Hosting e che quindi non sarà in grado di identificare se non successivamente dal contenuto del messaggio. SMS Hosting consente di configurare dei mittenti per i propri SMS, sia numerici che alfanumerici. Per farlo, accediamo alla nostra area utente ed apriamo la sezione SMS e successivamente Mittenti. In questa pagina possiamo indicare come mittente un numero telefonico della nostra azienda, che comparirà quindi sugli SMS inviati al posto del numero generico di SMS Hosting e quindi più facilmente riconoscibile dal destinatario. In questo esempio è stato indicato un solo numero telefonico aziendale come mittente, ma è possibile indicarne anche altri. Per quanto riguarda la configurazione account su Ready Pro, prendendo in esame l'impostazione su SMS Hosting appena vista, ovvero con un solo numero aziendale indicato, possiamo lasciare il campo mittente vuoto.
Se invece abbiamo indicato su SMS Hosting più numeri mittenti, è possibile specificare quello che desideriamo far apparire come mittente negli SMS che inviamo. Un altro modo di personalizzare il mittente degli SMS è quello di aggiungere un alias testuale, che potrebbe essere, ad esempio, il nome della nostra azienda. In questo caso, per evitare abusi, sarà necessario prima di tutto compilare un form di richiesta con i propri dati, che dovrà prima essere verificato ed approvato da SMS Hosting, prima di poter utilizzare l'identificativo scelto. Nel nostro esempio possiamo vedere che è già stato approvato in precedenza il nome della nostra azienda e quindi possiamo utilizzare questo alias come mittente. Affinché ciò avvenga, l'alias andrà indicato nel campo mittente della configurazione account di RidiPro. Proviamo ora a verificare il funzionamento di quest'ultima configurazione simulando l'invio di un SMS cliccando direttamente sul numero di cellulare di un'anagrafica cliente. Dopo aver compilato il testo del messaggio ed effettuato l'invio, possiamo verificare che il nome mittente configurato come alias appaia nell'intestazione del messaggio ricevuto dal destinatario.